Cominciamo subito da lei, Di Battista. Il bilancio europeo ai tempi della eh, crisi. Qual è la sua opinione? L'Italia in questa vicenda così controversa in cui eh, abbiamo visto posizioni differenti, ognuno ovviamente che cerca di tirare eh, la coperta dalla propria parte, la coperta è sempre abbastanza corta. No? Lei che opinione si è fatto? Ma eh, sono tutte belle parole, no? bilancio, crescita, investimenti, per noi sono parole vuote, in sostanza sono cose che non si possono realizzare fino a che non eliminiamo democraticamente l'intera classe dirigente che ci ha gestito negli ultimi vent'anni. Io non ci posso credere che, che parliamo di queste cose, non si parla di corruzione, di, di, di grande evasione, di mafia, la parola mafia è scomparsa dall'agenda di, di governo di tutti i partiti, quindi in sostanza è che arrivino più soldi o arrivino meno soldi adesso in Italia o in Europa, non ha senso perché la classe dirigente purtroppo non è populista, è la realtà che se li ha rubati negli ultimi vent'anni non farà nulla a sostegno dei cittadini. Per cui per noi del Movimento 5 Stelle la condizione sine qua non per, per iniziare a ragionare di politica legata alla crescita, di lavoro, di investimenti è che l'intera classe dirigente, da destra a da sinistra, vada a casa. Eh, beh, che Bersani sia ontologicamente in difficoltà non è una novità. Se Dio Guardi e Berlusconi dovessero rivincere queste elezioni sarà esclusivamente colpa del Partito Democratico. Noi non ci crediamo perché siamo molto, molto fiduciosi che il Movimento 5 Stelle possa fare un grandissimo risultato. Tra l'altro, oggi Grillo l'ha detto: ha detto in modo molto schietto, o facciamo il botto subito oppure lo facciamo in sì, autunno, prendendo il botto medide. come un grande risultato. Difficilmente quella, la prossima legislatura durerà molto, per cui concordo pienamente con quello che ha detto Grillo dimostreremo in Parlamento che siamo ragazzi seri, preparati, organizzati, anche molto arrabbiati. Certo è, è avvilente dopo vent'anni continuare a commentare le, le palle di Berlusconi eh, rispetto a Bersani, quando pensate, io ieri facevo campagna elettorale a Via Colla di Rienzo, facciamo campagna elettorale a costo zero, fino ad oggi io ho speso 42 euro per la mia campagna elettorale. Ecco, diciamo un'altra cosa, scusi sì. che questo interessa... Sperti, sempre. Mi fa, mi concludere? La faccio concludere questa. subito, yes. però eh, diciamo anche le, le posizioni, diciamo sempre quando certo. abbiamo ospiti candidati. Lei è il numero 4 della sì, lista sì. del Movimento 5 esatto. Stelle alla Camera, alla camera sì. Lazio 1, esatto. e lei invece è il numero 2 della lista fare per fermare il declino, sempre Lazio 1 alla Camera. Esatto. Prego. Grazie e le dicevo che ho speso fino a oggi 42 euro per la mia campagna elettorale questo è un po' il cuore della nostra rivoluzione democratica perché se entreremo in Parlamento non avremo dietro lobby, banche gruppi di potere che rimangono organizzato, massoneria per cui all'interno del Parlamento saremo liberi al limite anche di sbagliare perché non, saremo, non siamo perfetti però saremo liberi le dicevo ho incontrato a Piazza Coladirienzo una signora che si è messa a piangere dicendo che ha paura che i suoi due figli si, si suicideranno perché non hanno lavoro e invece stiamo commentando le, le, appunto, le, le palle di, di Silvio Berlusconi come Movimento 5 Stelle, come punto primo del nostro programma, proponiamo un reddito di cittadinanza che non è assolutamente una misura populista, perché ce lo chiede l'Europa dal 1992, è fondamentale. Che il cittadino italiano sappia che abbiamo una visione di sviluppo e che vogliamo stare davvero a contatto con la realtà perché siamo cittadini normali, veniamo da una realtà normale. Quindi in questo senso mi dispiace che sembra che voglia svicolare, però non mi, non mi va di commentare Silvio Berlusconi dopo vent'anni, la prego. Però tra, tra, tra l'altro voglio dire, lei si assume ovviamente la responsabilità di, di quello che dice e anche del linguaggio con cui lo dice, sì, perché diciamo così, questa è una delle declinazioni della democrazia. Allora abbiamo fatto sentire Berlusconi, facciamo sentire anche per un minuto eh, Pierluigi Bersani che è a Torino eh, parla oggi di sindacato e eh, di eh, lavoro, domani invece ci sarà il forum dei progressisti europei. Allora un minuto a Bersani in diretta. Però dirtelo. Ecco. Allora io penso per esempio una cosa che non costa è che un governo eserciti questa funzione, non può imparare dai giornali quello che succede. Primo. Secondo, può organizzare, dice non serve a niente, non è vero, che, io l'ho fatto sto mestiere, non è vero che non serve a niente fare un tavolo, che ne so, un tavolo sulla siderurgia, vogliamo farlo che sta cascando da tutte le parti. Che se si schioda l'ILVA viene giù mezza Italia, se si schioda Lucchini viene giù l'altra mezza Italia e non abbiamo più la siderurgia? Si può fare una riunione con tutti i siderurgici, eccetera, a vedere ma cosa vogliamo fare? E con le banche, con tutti quanti? L'auto è la Fiat, sì, ma abbiamo un settore della componentistica, c'è un settore che si chiama auto, compresa la componentistica, compresa, compresa la, la cosa commerciale. Il tessile, cioè, noi abbiamo delle cose che pretendono di avere una governance minima che dia un minimo di. Lì. Di, di Queste cose non costano, costano fattibili. Allora, abbiamo sentito Bersani parlare della grande industria italiana e dei suoi molti problemi, eh, dalla siderurgia eh, con l'Ilva eh, al tessile, eh, la citazione della Fiat, ricominciamo da lei Di Battista. E dunque, voi, che proposte eh, avete diciamo così, nel vostro programma di governo per il rilancio della nostra industria? Vede, i, I tre grandi problemi che ci sono in Italia in sostanza, sono la corruzione politica, la grande, grandissima eh, evasione fiscale e, e appunto le, il denaro che entra, che entra alle cosche. Noi dobbiamo recuperare questo denaro, quindi in sostanza non si può adottare nessuna politica industriale se non abbiamo, se non abbiamo a disposizione dei fondi. Per recuperare questi, questo denaro rubato appunto dalla classe dirigente eh, dobbiamo immediatamente, immediatamente lavorare su un progetto di legge sul conflitto di interessi, oggi ne riparlava Bersani, finalmente si è svegliato, e un progetto di legge anticorruzione. Queste due leggi sono necessarie per poter recuperare quei fondi da... Poi investire in microcredito per la piccola e media impresa. Crediamo come Movimento 5 Stelle non alle grandi lobby, non alle grandi industrie, crediamo pure che, che nel 2013 bisogna occorra ripensare il mondo del lavoro, non possiamo credere che in futuro continueremo a produrre macchine, eh, occorrerà estrarre carbone, che la politica futura sarà basata sul petrolio, occorre purtroppo, purtroppo per fortuna, la crisi può essere anche un'opportunità, ridisegnare completamente il mondo, ridisegnarlo in questo senso le, le persone giovani certamente hanno, hanno qualche capacità in più. Eh, siamo favorevoli alla piccola e media impresa, al chilometro zero, all'artigianato locale, dobbiamo iniziare a produrre ciò che si mangia, a mangiare ciò che si produce, vogliamo in sostanza ridisegnare un mondo oggi come oggi eh, continuare su questa strada è come stare su un treno che, che, che va dritto verso un muro e anziché provare a fermare, a rallentare a vedere delle alternative, delle, delle strade differenti, accelerare, non è più possibile con questo livello di sviluppo correrebbero tre pianeti, per cui ritengo che sia sbagliato parlare di, di siderurgia, di macchine, certamente ci vorranno tanti tanti anni, però con l'impegno di di tutti, di tutti i cittadini possiamo tirare fuori delle alternative. E certo se una persona venisse da Marte e ascoltasse Bersani direbbe che ha ragione. Il problema è che Bersani è stato tre volte ministro in, in tre governi e non hanno mai fatto nulla sul conflitto di interessi. E l'anomalia Berlusconi è responsabilità loro. Come diceva giustamente il mio collega. Il problema è trasversale. Si parla di conflitto di interessi solo rispetto a Berlusconi, ma la vicenda dei Monti dei Paschi dimostra il fatto che, che sia stata creata in assenza di una legge sul conflitto di interessi. Il Movimento 5 Stelle, io spero al limite anche con fermare il declino in Parlamento, proporrà una legge sul conflitto di interessi. Sarebbe anche interessante elevarla a rango costituzionale. Come succede nella Costituzione francese, l'articolo 21. Noi possiamo farlo per, un semplice, per una semplice ragione: perché non abbiamo interessi. In questo senso, davvero, il nemico numero uno per cambiare il Paese è la supremazia dell'economia sulla politica, i troppi soldi che circolano nella politica. Come voi sapete non abbiamo rinunciato al 70% de del nostro stipendio, spero che faranno lo stesso anche gli esponenti di fermare il declino una volta entrati in Parlamento, perché in tempi di, ma di vacche magre tutti quanti dobbiamo tirare la cinghia. Se non abbiamo denaro, evidentemente saremo liberi. All'interno delle istituzioni potremmo davvero presentare una legge sul conflitto di interessi, perché non abbiamo interesse a non farlo. Dicevamo, eh, la ringrazio. Grazie eh, a lei. Oggi è l'ultimo giorno in cui possono essere resi pubblici i sondaggi. Eh, noi abbiamo intervistato a Rai News, uno dei più noti sondaggisti italiani, eh, Piepoli. Ecco un estratto del suo ragionamento. Eh, diciamo che per usare un linguaggio degli antichi, il linguaggio dei latini, in medio stat virtus nel centro, sta la virtù, sta la giustizia. E questo centro è dato da un distacco tra destra e sinistra dell'ordine dei 4-5 punti, più 4 che 5. In ogni caso è un distacco che è continuo e che si consolida nel tempo, per cui direi eh, il rapporto tra destra e sinistra tende a rimanere sempre lo stesso. Semmai eh, da questo rapporto risultano essere un po' frantumati gli altri, salvo uno, Grillo. Allora. Queste sono le previsioni del eh, professor Piepoli, eh, torniamo a parlare eh, di grillo eh, perché oggi Berlusconi eh, dà eh, a grillo del eh, populista e eh, sentiamo anche cosa ha detto Massimo D'Alema così poi eh, ne chiediamo conto ovviamente eh, chiediamo la sua opinione ai nostri due ospiti. La nostra sfida è convincere le persone che vogliono cambiare a votare per cambiare, non a votare per sfasciare, però naturalmente dipende da noi convincere, però voglio dire, il fenomeno Grillo era, era atteso ed era già in atto come un fenomeno rilevante, e oltretutto una parte del voto populista che nel passato era stato di Berlusconi e della Lega finisce lì, lo si vede proprio anche se si guarda i grandi numeri dei sondaggi. Allora Di Battista ricominciamo da lei, vi prego in modo succinto, così poi possiamo fare un'altra domanda se non due. E, eh, ovviamente lei ha già detto, eh, non capirei il contrario, che non siete affatto populisti. Io le chiedo che cos'è il populismo. Ma io dico sempre che oggi in Italia, secondo me la cosa più populista dire è, è utilizzare il termine populista, io non lo so, ma dire che, che i condannati non devono andare in Parlamento è una legge populista, è di destra, di sinistra, è una cosa logica. Oppure togliere i quattrini dalla politica. Nel 92 il popolo italiano si è espresso con un referendum e ha detto basta con il finanziamento pubblico ai partiti e poi tutti i partiti sono messi d'accordo e l'hanno trasformata in il rimborso elettorale. Ecco, dire basta con questo scempio è populismo. Secondo noi è logica. Quindi insomma, è evidente che non ci sentiamo populisti. Poi concludi in un istante. Prego. Da che parla di votare loro per cambiare, Dalema, insomma, credo che i cittadini abbiano sotto gli occhi il fatto che non può una persona che è stata Presidente del, del Consiglio, oltretutto ha bombardato Belgrado e questo mi ha mi è sempre de, dispiaciuto molto personalmente, parlarci oggi di, di cambiamento. Non esiste che le stesse persone che ci hanno messo in questa... Io sono poi ragazzo, io ho problemi di, pre, di, di lavoro precario come tanti ragazzi, ci hanno messo in queste condizioni di grande disagio, siano adesso le stesse che si ergono a paladini del cambiamento. È davvero intollerabile. Allora Gallo, sulla questione ovviamente dell'intervento in Serbia si potrebbe aprire un altro capitolo, ma non abbiamo davvero eh, il tempo, bello. Sì, sarebbe interessante. In un minuto e mezzo, intanto sentiamo eh, Giorgia Meloni eh, di Fratelli d'Italia, candidata premier di Fratelli eh, d'Italia eh, che parla di sistema creditizio. Siamo stanchi di uno Stato che aiuta il sistema del credito quando le banche non aiutano gli italiani. Tra le altre cose non si è riusciti neanche a far funzionare un fondo di garanzia che il Ministero della Gioventù e il governo di centrodestra aveva istituito per garantire i mutui delle giovani coppie di precari e allora basta con questo sistema del credito che pensa solo alla grande speculazione e che in nessun caso assolve al compito che gli dovrebbe essere proprio che è quello di garantire credito. Allora, parole molto nette, e ho veramente 20 secondi per ciascuno. Eh, io mi scuso se stasera sono sembrato un po' polemico e che è difficile commentare anche quest'ultima notizia. La Meloni sembra una del, del Movimento 5 Stelle quando invece è stata l'ultimo ministro. C'è stata lei al governo negli ultimi anni e si lamenta di uno Stato che non riesce a tutelare i cittadini e tutela soltanto le banche. Ma eh, con chi ce la dovremmo prendere noi cittadini? C'è stata lei, è stata lei il ministro, quindi se la dovrebbe prendere con se stessa. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale paro, vale paro, non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale paro. Vale, 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 vale.